Questo signore è il primo cittadino che ha votato a Trani fra i 5 candidati alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Si è presentato al seggio elettorale di Palazzo Galleria alle 7.58 e alle 8.01 aveva già fatto il suo dovere di elettore del centro-sinistra, scegliendo fra le opzioni Bersani, Puppato, Renzi, Tabacci e Vendola. Vendola, perché? Perché è sempre la persona che sente i problemi della gente. Anche se a Trani qualche critica di troppo l'ha avuto sull'ospedale. Ma la critica sull'ospedale? L'ospedale non è stato chiuso oggi, è stato chiuso 30 anni fa, quando non hanno fatto niente. Condivide questa formula che loro hanno adottato della registrazione dell'elettore prima e dei 2 euro? Sì. Andava fatto in ogni caso? In ogni caso, almeno per selezionare un po' le persone. E il centrosinistra di Trani, dopo Opera Molla, Ferrante dall'altra, chi dovrebbe presentare adesso? Beh, io lo so chi dovrebbe presentarlo, però non lo dico, perché ci sono sempre nel centrosinistra le liti sul capello. Poco meno di 800 cittadini registrati, cui si aggiungeranno quelli che l'hanno fatto o lo faranno durante la consultazione. Questi i numeri tranesi delle primarie del centro-sinistra, dalle quali si definirà il candidato premier di quella parte politica alle elezioni della prossima primavera. Un evento che sta suscitando interesse e curiosità, anche una incoraggiante affluenza di partenza. Eugenio Benedetto Martello, uno dei responsabili del seggio elettorale. Noi siamo stati qua da 4 novembre, tutti i pomeriggi, domeniche complete, mattina e pomeriggio. È andata così. Registrazione, 2 euro, hanno funzionato entrambe le cose? Beh sì, hanno funzionato perché la gente ha capito che comunque era facile registrarsi, poi è ancora più facile votare, per cui molti l'hanno capito. Qualcun altro dormicchia ancora e farà un po' la coda oggi, pazienza.